Ciao ragazzi, siamo ancora qui con un nuovo appuntamento del Consigliato Carrefisi Online. E visto che negli ultimi video recenti ho presentato all'interno del format prodotti da poco usciti, novità, continuo sull'onda delle novità presentandovi oggi quella che è da un mese a questa parte uscita come novità marchio Fox, che è la Tackle Box Medium. E già premetto che me l'hanno già chiesto, medium non è perché esiste in dimensioni diverse, esiste attualmente a catalogo la Tackle Box nuova versione medium e solo quella esiste. Poi se in futuro Fox ne farà di dimensioni più piccole, più grandi, non lo so, non è dato a sapere, non ce l'ha fornito l'azienda, per il momento non ha intenzione. Rimane che oggi questo è il prodotto nuovo di casa Fox per quanto riguarda lo stivaggio e la sistemazione di tutto quello che è il nostro compartimento tackle, ovvero tutti gli accessori di minuteria che servono per la realizzazione dei nostri terminali e LEDCORE. Allora, ce l'ho qua davanti a me. Questa è la versione che maggiormente vi consiglio proprio perché è la ricca, cioè viene chiamata Tackle Box Loaded perché è accessoriata all'interno della Tackle Box con dei accessorietti molto molto utili, in particolare uno che vi farò vedere. Allora, intanto addentriamoci sulla Tackle Box Medium Loaded Fox, facendo vedere intanto la prima particolarità che mi piace tantissimo e che ci aiuta notevolmente, eccola qua, perché le due basi quando si aprono questa rimane parallela e quindi quando andremo ad aprire tutti gli sportellini dove andremo a riporci tutti i nostri compartimenti di minuteria, non avremo il pericolo che si rovesci con cadute accidentali, soprattutto di quei piccoli accessori che poi una volta che fuoriescono dalla Tackle Box e ci cadono a terra sono praticamente impossibili da ritrovare. Quindi questa è una delle particolarità. Poi dentro è modulabile perché possiamo ampliare i nostri spazi andando a togliere i separatori e posizionarli in un altro punto. E infine abbiamo tutti quegli accessori che la Lode contiene e sono essenzialmente quattro prodotti. Allora abbiamo le due scatoline da 4 e da 6 scompartimenti, che adesso io vi vado ad aprire. Questa è quella da 4 che vi voglio far vedere bene e trovo a posto poi qua. Questa è quella da 6. Eccola qua. E trovo a posto qua. Poi 3 scatoline piccoline con una spugnetta al suo interno che servono per andare a riporre, che ve la vado ad aprire. Che è questa qua. Ne abbiamo 3 qua dentro, una, due e una, tre. Quindi 3 scatoline per metterci dentro i nostri ami. Questi ami, una volta riposti qua dentro, con la sua spugnettina, li conserviamo meglio e evitiamo anche che questi si possano spuntare durante il trasporto perché magari si scontrano uno con l'altro. Quindi per preservarli al meglio, i nostri ami affilati li possiamo contenere all'interno delle sue scatoline. Ed infine l'accessorio che per chi costruisce i LEDCORE e si fa una scorta e li vuole sempre già avere pronti, quindi non vuole costruirsi al momento perché ne ha necessità, ma in caso di necessità ne ha già di pronti, eccola qua la porta LEDCORE, che è un accessorio che troverete all'interno della Loaded, dove trovano spazio i nostri LEDCORE già avvolti e pronti all'uso. Infine, adesivi dove potrete andare a scrivere, soprattutto da attaccare sulla parte dei sportellini di plastica dove dentro metteremo dentro le girelle, gli sganci rapidi, anellini,
vorremmo avere un'identificazione veloce e immediata del prodotto che abbiamo al suo interno. Basta soltanto che scriviamo il nome del prodotto sull'adesivo e lo andiamo a attaccare sullo sportellino di corrispondenza, per così avere una facile e veloce individuazione. Se poi, oltre a come vi viene fornita, vorrete integrarla con degli altri accessori, Fox vi dà a disposizione una serie di accessoristiche integrabili, acquistabili a parte, che sono alcune già presenti nella Tackle Box, quindi la 4 scompartimenti, la 6 scompartimenti e i 3 scatoline porta ami, ma vi dà anche la possibilità di comprare la leader rack in formato XL, quindi ancora più grande di quella che avrete al suo interno, per avvolgere i vostri leader LEDcore già pronti, e infine quella che è la scatolina che si chiama, e lo dice la parola stesso, Adjustable XL, perché è una scatolina di dimensioni più grandi che vi permette di, oltre che a inserire nel suo interno un numero infinito di accessori, di compartimento e monteria, ma vi dà la possibilità, ecco perché si chiama Adjustable, di andare a modularvela come volete, a vostro piacimento, trovando anche degli spazi più grandi. Basta soltanto rimuovere le linguettine che ci sono al suo interno e quindi possiamo trovare anche, creare anche degli spazi più grandi. Eccola qua. Questo io veramente lo trovo un accessorio veramente ben fatto, di marchio Fox. Altra cosa che mi piace molto è la chiusura non a magnete, ma attraverso dei veri agganci, quindi per aprirla bisogna agire sui pulsanti e sollevarla, e poi naturalmente, questo qua è caratteristica comune ormai di tutte le Tackle Box, la scala in centimetri per poter andare a misurare la lunghezza dei nostri terminali in fase di realizzazione. Accessorio veramente robusto, costruito molto bene, che io consiglio a tutti coloro che sono veramente amanti del stoccaggio e lo stoccaggio ottimale di tutti gli accessori che andrete a utilizzare per la costruzione dei vostri LEDcore, leader e terminali per la pesca carfishing. Dove la trovate? Naturalmente sul sito www.carfishingonline.net, alla sezione box porta minuteria a marchio Fox. Io con la nuova Tackle Box di casa Fox vi saluto e vi do appuntamento con un nuovo consigliato da Carfish Online a giovedì prossimo alle ore 16, in anteprima sul canale YouTube. Ciao ragazzi!